Sei anche tu così malato di bilio capostatici da doverlo portare ovunque? Sia in bagno? Sia a scuola o ad allenamento? Sia addirittura mentre dormi? Beh, allora NBA 2K Italia è la pagina giusta per te. Il link lo trovi in descrizione. Il tubo, bentornati qui sul canale Switch Invece, ragazzi. Siamo qui con un nuovo episodio del MyGM. Ragazzi, ci eravamo rimasti nell'ultimo, ci eravamo lasciati anzi nell'ultimo episodio con l'ingaggio dello staff e eravamo pronti per il draft NBA. Devo dire che ho dato un'occhiata a tutte le simulazioni del draft che hanno fatto tutti i vari siti e pagine importanti che guardano l'NBA e danno per primo Brandon Ingram. Quindi alla 2 potremmo riuscire ancora a prendere Ben Simmons, che ho visto esce dal college con livello 80. 80. Quindi direi che sono abbastanza fiducioso. Siamo però qui, ragazzi, ancora all'ingaggio staff. Potete vedere che infatti i miei amici qua stanno ricevendo delle offerte. Ok, ragazzi, queste sono le offerte che abbiamo fatto alle varie persone. Abbiamo preso. Vorremmo prendere Frank Hoiberg come allenatore capo, che ha il potenziale B come mi ha chiesto, l'assistente GM con arruolatore come mi aveva chiesto, vorrei prendere l'allenatore in seconda Tim Duncan, così, visto che tanti di voi mi avete consigliato, vi ringrazio sempre per i commenti, lasciatemi tanti altri, mi avete consigliato di prendere gli ex giocatori perché fa figo comunque. Qui noi abbiamo preso il buon team, poi il buon Anthony Davis qua come direttore finanziario, che ha il cartellino, quello che ci ha chiesto, e l'assistente GM col cartellino che ci ha chiesto. Perfetto. Proseguiamo, vediamo cosa ci dicono. Ragazzi, allora, il nostro direttore finanziario qui ha accettato, bene. Quindi abbiamo trovato il direttore finanziario, purtroppo ha anche un cartellino negativo, però vabbè ragazzi, spero non influisca troppo sulle nostre cose. Contratto da 3 anni, spero vada bene al nostro ragazzone qua, lo firmo assolutamente. Frank Hoiberg è esitante e per questo abbiamo contattato anche James Wallace, che ha 2 cartellini molto positivi e anche lui ha il potenziale B. Perfetto, obiettivo raggiunto, vedete? Fiducia al 100% addirittura adesso, benone raga. Oh, perfetto ragazzi, allora, quando mancano 3 giorni alla fine di questa free agency qua per gli osservatori e tutto il resto, abbiamo trovato il nostro capo allenatore che ha il potenziale B, B e B meno, quindi buono ma non eccellente, e sarà il nostro James Wallace, che però era un ex giocatore, quindi viene rispettato, e ha questo cartellino qui. I suoi giocatori hanno maggiori chance di sviluppare abilità personalizzate, che ci sta sempre bene. Quindi lo firmiamo assolutamente. Poi abbiamo il nostro preparatore, Clark Kent, che firmiamo assolutamente. E siamo anche arrivati al livello 12, ragazzi. Perfetto! Per cambiare questa volta penso prenderò Sala Pesi 1, perché non ho mai sbloccato nessuno di questi cartellini, questi li ho più o meno tutti già qualcuno, quindi usiamo Sala Pesi 1. Perfetto, abbiamo ingaggiato l'allenatore, il nostro proprietario è contento come un babà. Oh, allora, abbiamo preso Tim Duncan, signori, firmalo subito, mamma mia. E Samuel Davis, questo è quello che mi lascia un po' più... Perché io avrei... Ah no, scusatemi, ho sbagliato. No, ha firmato quello che volevo io. Perfetto, bene, siamo a posto. E questo è il nostro nuovo roster per quanto riguarda l'organismo. Spero che questo allenatore capo sia bravo. Qui c'è il nostro preparatore, appena arrivato, e guardate che informazione ci dà, ragazzi. Dopo un check-up medico completo ho concluso che Thornmaker soffre di una condizione potenzialmente cronica, piede destro. Consiglio di non sceglierlo. Mamma mia. Che acquisti che ho fatto, che acquisti, va bene, grazie caro, perfetto. Ok, ora tocca alla Draft Combine, ragazzi, vediamo cosa ci propone questa cosa. Va bene, abbiamo visto un po' i dati, proseguiamo, questa Draft Combine faceva abbastanza cacare. Allenamenti pre-draft, cosa mi dicono gli allenamenti pre-draft? Esattamente, ah, devo scegliere chi allenare, bene bene, allora, sicuramente Ben Simmons, sicuramente Brandon Ingram, sicuramente Buddy Hield, sicuramente Denzel Valentine, che potrebbe essere una scelta alla 14, perché vedete, comunque sono dati intorno alla seconda metà. Scala Bizier, perché comunque sti cazzi mi servono alla grande. Ok, perfetto, abbiamo scelto i nostri 10 giocatori, proseguiamo e vediamo un po' cosa è venuto fuori. Dovrebbe interessarmi questa cosa, dovrei capirci qualcosa da questa cosa.
Speriamo di no. Bene ragazzi, siamo pronti, è ora di andare al draft NBA. Ma prima di cominciare serve un cambio di look. Ah, ok, questa maglia ragazzi ci deve portare bene, questa è vecchia scuola, proprio spettacolare. Siamo pronti, draft NBA, let's go. Luglio 9, giorno del draft. Benissimo. Primo turno, ok, noi abbiamo la scelta 17, 14 e 2. Abbiamo tre scelte nelle prime 20 e questo è molto positivo. Alla numero 1 i Boston Celtics scelgono Ben Simmons. Bastardi, bastardi. What the fuck, ho fatto cadere tutto raga. Totale 77 però, attenzione, era dato come 80 invece al generale 77. Ho ricevuto 14 offerte di scambio per la tua prossima scelta al draft. Sì, voglio esaminarle, ma però non voglio accettarle. Però esaminiamole, va, che non fa mai male. Ragazzi, niente di che, mi dispiace, ma tutte robe abbastanza tristi. Io voglio il suggerimento dell'allenatore. Brandon Ingram, ok. Allenatore in seconda che è il team Duncan, Brandon Ingram, perfetto. Proprietario, Dragan Bender, però suo figlio, vabbè, se sai cosa me ne frega del figlio del proprietario, noi pensiamo a vincere magari invece che il figlio del proprietario. È il momento della squadra Suns, ragazzi. Ragazzi, un momento importante questo che potrebbe cambiare tutta la serie del MyGM, ma penso che ascolterò il consiglio che mi hanno dato tutti quelli della mia società e sceglierò Brandon Ingram, ragazzi. Ebbene sì, sarà lui la mia scelta. Sei sicuro di voler scegliere questo giocatore? Brandon Ingram? Sì, signori. Ho scelto proprio lui. Let's go. Ok, signori. 206 per 86 kg, College Duke. Brandon Ingram, benvenuto nei Phoenix Suns. 77 di generale anche lui. Secondo me è un pelo meno forte di Ben Simmons, ma più un tiratore. Comunque 29 punti, quasi 7 rimbalzi e 4 assist di media al college, che perdonatemi ma schifo non fa. C'è stato uno scambio, credo. Sì, attenzione, Mike Conley se ne va agli Utah Jazz. E quindi terzi a scegliere saranno i Memphis Grizzlies, ragazzi. Attenzione agli scambi. No, Derek Favors è stato dato via. Porca puttana. Lo volevo io, Derek Favors. Porca la puttana. Ma guarda Teo. Scelta 6. No, Buddy Hield. Cioè, i Boston Celtics hanno preso Ben Simmons e Buddy Hield. Ma che... what the fuck, c'è Boston Celtics imbattibili praticamente. Vediamo alla 7 cosa succede ragazzi. Chris Dunn, ok. Il nostro Scala Bizier e Denzel Valentine sono ancora liberi, però mancano tante scelte ancora ragazzi. Potremmo scambiare qualcosa, ma vi dirò che forse Jaylen Brown è la scelta numero 8. Niente ragazzi, stavo cercando qualche scambio interessante, ma è veramente difficile fare scambio, non sono capace io, è veramente difficile. Purtroppo non riesco a macinare posizioni più avanti, quindi dubito. Questa volta Harry Ellison, non me ne faccio niente, quindi speriamo che magari ci rimanga qualcuno di interessante. Ancora tre scelte davanti a noi. Ok ragazzi, tocca di nuovo a noi perché a 13 è stato preso questo qua, che non so chi sia. Voglio vedere le 22 offerte, assolutamente. Raga, io ci provo, Non so, l'ho buttata lì. Mi pare uno scambio impossibile, ma... a few moments later. Ragazzi, voglio provare a fare questa pazzia, ragazzi, per prendere Derek Favors che mi fa impazzire. 86 di generale, solo 3 stelle lo danno, quindi per due scelte, quindi 14-17 noi avremmo finito, avremmo preso solo Ingram in questo draft 2016, che sinceramente però butta via. Cercando di firmare un centro nell'off season e prendendo Derek Favors, ragazzi, penso che saremmo molto, molto, molto a posto. Proviamo a fare questo scambio. Scordatelo, ok. One eternity later. Vabbè ragazzi, purtroppo non riesco a cavarne fuori assolutamente niente, quindi io andrei a scegliere Scala Bizier e vaffanculo. Speravo di poter fare una try, ma è veramente difficile, difficile, difficile. Prendiamoci questo Scala Bizier allora, via, forza, me l'avete consigliato perché dite che comunque è abbastanza buggato. Quindi, perché no, andiamo a prenderlo alla 14, 2.11 per 102 kg, alla grande. Benvenuto anche tu ai Phoenix Suns.
Io ragazzi, quasi quasi questa 17esima scelta la manderai a fanculo e prenderei Paddy Mills, che comunque non è un giocatorone, ma butta da 3, mi gasa, è un buon cambio a Brandon Knight, io lo andrei a prendere. Vi dico che a Team Sander Christmas può andare a fanculo la scelta, anche prendiamo Paddy Mills. Dai, via, facciamo questa pazzia. Eccolo qua allora ragazzi, il recap del draft. Ben Simmons alla prima scelta, Brandon Ingram l'abbiamo preso noi alla seconda, Jamal Murray alla terza, poi via via tutti gli altri. Alla 14esima ci siamo presi Scala Bisier, un'ala grande, e al secondo turno ci siamo presi qui alla seconda scelta un buon Bryce Johnson, che sinceramente non mi aspettavo di trovarlo qui. Comunque molto bene. Vincitori assoluti di questo draft sono i Celtics, si sono presi Ben Simmons e Buddy Hield alla 1 e alla 6, e qua dico sti cazzi. Proseguiamo ragazzi, siamo tornati qui nel menu principale, ma direi che per oggi è tutto, sarà venuto penso un episodio infinito. Detto ciò, io spero che questo video sia piaciuto, lasciatemi un piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, i miei social sono in descrizione, lo shop per le magliette è in descrizione, che se dite di essermi iscritti avete 5€ di sconto, quindi vi consiglio di andare un'occhiata, e ci vediamo domani con un nuovo video. Bello.